Una vita dedicata allo sport, l'ex pallanuotista napoletano Sante Marsili, oggi classe 1950 e medaglia d'argento alle Olimpiadi di Montreal nel 76, riceve dal sindaco De Magistris una targa e la medaglia della città. È un riconoscimento in segno di gratitudine e ammirazione per la sua carriera sportiva, fortemente sollecitato anche dal consigliere comunale Davide Lebro. Dopo quelli di Leone e Pertini e del presidente Onesti del CONI, questo qui per me è stato il più bello, perché è la mia città che mi ha dato questo premio. Un campione nello sport e nella vita, lo ha definito il sindaco nel suo intervento. Sante Marsili oggi dedica il suo impegno ai giovani, quelli più disagiati, e allena alla piscina di Poggioreale gestita dal Circolo Rari Nantes, dove ebbe inizio la sua carriera nei primi anni 60. A Sante Marsili, un campione dello sport degli anni 70, pallanuotista della Rari Nantes, indimenticabile campione, che poi lo è rimasto e lo è tuttora nel mondo del sociale attraverso lo sport, stando vicino soprattutto ai ragazzi di quartieri difficili come le attività che svolge a Poggioreale. Compito di una città è non dimenticare i suoi campioni, e noi l'abbiamo fatto nei primi 5 anni, abbiamo ricominciato a farlo nell'inizio di questo secondo mandato. Forse voi non lo sapete, ma io gestisco anche una piscina a Casal di Principe, nella Terra dei Fuochi, dove sono 12 anni che stiamo lì e veramente facciamo del sociale. Poi Poggioreale, dove aiuto la Rarinanz Napoli a portare avanti questa piscina, e anche lì sono posti dove c'è veramente da lavorare e fare tanto del sociale.